Buona serata agli amici del volley di Sport2U, di Volley2U. Una buona serata a Roberta Rotelli, la mia compagna di viaggio. Ciao Roberta. E una buona serata, vuoi presentarlo tu Roberta, il nostro ospite? Che responsabilità. Allora, cosa dire? Campione, diciamo campione continentale, diciamo che Milano il 24 marzo 2021 ha potuto alzare il primo trofeo continentale e penso che sia un successo che non solo Milano meritava da tanto tempo per il duro lavoro che è stato fatto e per tutti i risultati che avete piano piano costruito, che avete seminato e che adesso finalmente avete raccolto. Io volevo proprio partire da questo trofeo, poi tramite social... Direi che dici il nome però del palleggiatore. Sono presenti di... Scusate, è universalmente conosciuto. Ovviamente sto parlando con Riccardo Sbertoli, palleggiatore dell'Allianz Milano. Allora, Riccardo, voglio puntualizzare che Milano, se non sbaglio, mi hanno detto, non alzava una coppa dalla Coppa Intercontinentale del Milan del 2007, la Coppa Internazionale. Quindi devo dire che, insomma, dopo 14 anni avete riportato insomma, Milano sul tetto d'Europa. Prego Roberta, fai tu la domanda. No, io ovviamente volevo proprio partire da questo, da questa coppa, che poi anche tramite social avevo visto delle immagini meravigliose in cui vedevo il vostro capitano Matteo Piano che dormiva abbracciato alla coppa, e quindi immagino che sia stato per tutta la squadra comunque un risultato importante, ma non solo come risultato in sé, ma proprio come simbolo del fatto che la società sta lavorando bene, gli investimenti fatti sono giusti e che Milano sta veramente correndo per essere in assoluto uno dei primi top club del nostro campionato. Sì, allora diciamo che la vittoria della Coppa Europea è stata qualcosa di bellissimo e incredibile per certi versi. Ce la siamo costruita durante tutto l'arco dell'annata e non solo, anche degli anni precedenti, col duro lavoro che abbiamo fatto. Io sono a Milano da tanti anni, questo è il mio sesto anno, e diciamo che l'ho vissuta questa crescita di cui parlavi tu prima. Sono arrivato che facevamo un po' fatica in certe situazioni, anche di classifica soprattutto. I primi due anni siamo arrivati penultimi in campionato, era molto più difficile, no? Emergere anche a livello di coppe, così. Poi piano piano, grazie al nostro presidente, alla società che ha creduto, anche a Milano, agli sponsor che hanno creduto in noi, piano piano, pezzettino alla volta, siamo riusciti nell'arco di questi sei anni a diventare una realtà importante a livello italiano e quest'anno anche a livello continentale. Quindi penso che la fiducia che ha avuto il presidente in questo progetto e anche tutti i nostri sponsor che hanno creduto appunto in questo percorso che abbiamo costruito sia stata fondamentale per raggiungere questi obiettivi. Sicuramente. Riccardo, ancora a maggior ragione questo trionfo, ma direi tutto il vostro cammino stagionale acquista valore nell'anno in cui forse per noi addetti ai lavori che regolarmente non capiamo niente di pallavolo, cioè, avevate perso un uomo così importante come Abdelaziz, qualcuno vi aveva magari fatto scendere di un gradino nella griglia di partenza, diciamo così, di questo campionato. Invece voi quest'anno vi siete presi la soddisfazione più grande e siete andati a un passo così da fare qualcosa di straordinario, perché insomma siete stati molto vicini anche alla semifinale dei playoff. Sì, allora le squadre nel corso degli anni cambiano. Nimir è stata una pedina fondamentale per questa crescita negli anni scorsi e ha ricevuto la chiamata di Trento, la possibilità di andare a giocare per lo scudetto. Sono felicissimo che se lo stia giocando e di come se lo stia giocando, perché siamo grandi amici. E non solo per lo scudetto, e non solo per lo scudetto, perché per lo scudetto, sicuramente la forza di questa squadra è stata la capacità di creare un gruppo fantastico che è in grado di lavorare sempre bene in palestra, e penso che quest'anno sia stato un anno particolare non soltanto per noi, per tutti, ricco di sacrifici per tutte le squadre. Quindi anche la regular season è stata molto
travagliata, diciamo, tra squadre che avevano i positivi, quindi dovevano fermarsi. Anche noi abbiamo dovuto fermarci per quasi un mese nel periodo di dicembre, e questo, diciamo, che può interrompere un po' il cammino stagionale delle varie formazioni e creare non poche difficoltà, anche perché abbiamo sperimentato sulla nostra pelle che quando gli atleti stanno fuori per 20 giorni consecutivi col Covid, poi ci mettono circa 3 settimane, un mese a rientrare in condizione, no? E se in quelle 3 settimane, un mese devi fare 5-6 partite, rischi veramente di compromettere un po' la stagione. Le dovevi fare per forza quelle 5-6 partite. Esatto, diciamo, esattamente. Non ci finiva la stagione. Però io devo dire che la cosa che mi ha reso più orgoglioso di quest'anno, di questa squadra, di questo gruppo, è stato il fatto che comunque abbiamo sempre mantenuto una capacità di dividere, diciamo, i problemi che realmente, ok, dipendessero da noi, che erano principalmente magari tecnici in alcuni momenti, e invece quelli che dipendevano dalle circostanze, no? Che quindi Riccardo Sbertoli prende il Covid o chi altro prende il Covid, non ci si può fare niente, purtroppo bisogna aspettare, mantenere la testa buona, perché nel momento in cui si rientra bisogna fare il massimo. Siamo arrivati ottavi in regular season, secondo me non un risultato che rispecchia veramente le qualità della nostra squadra, però è andata così e siamo stati bravi a riprendere dai playoff, a dividere il campionato prima e dopo i playoff e prima e dopo le semifinali di Coppa, per poi ripartire alla grande, no? E toglierci soddisfazione nell'ultima parte. Assolutamente. Prego, Roby. Sì, io Riccardo volevo chiederti questo. Raccontaci che cos'è e cosa si vive all'interno della Powerball. Io vorrei che tu ci facessi uno spaccato dei tuoi compagni di squadra, cioè chi è l'uomo squadra? È il capitano? È Matteo? O è qualcun altro? Qual è il ruolo, secondo te, a parte il ruolo in campo, che questo lo vediamo tutti, ma non mi riferisco adesso a questo, qual è la caratterizzazione di ognuno dei tuoi compagni all'interno del gruppo squadra? Quindi raccontaci com'è la Powerball e dal di dentro. Allora, sicuramente il nostro capitano Matteo è il principale indiziato sotto il termine di squadra, no? Ma lui, al di là delle sue doti tecniche, che vabbè, tutti conoscono, è fondamentale all'interno della nostra squadra, del nostro gruppo, ma non perché faccia o perché dica qualcosa di particolare. È una di quelle persone che semplicemente averlo di fianco, averlo in campo, ti dà sicurezza, ti dà serenità, no? Anche perché lui è uno molto espansivo. È una cosa che io non so perché, tanto anche quando vado a guardare le partite, è una cosa che ho sempre notato di Matteo Piano. Io da fuori, Matteo Piano, quello che trasmette a me, che non sono in campo, è una gran serenità, è una gran sicurezza. Allo stesso tempo è carico, allo stesso modo, sullo 0-0 su 24 pari, quindi cioè, riesce veramente ad essere a 360 gradi, no? No, assolutamente, ma lui attraverso proprio questa sua serenità, dettata dal fatto che adora stare in campo ogni singolo punto, che sia il primo, che sia l'ultimo, riesce a trasmetterti un po' di tranquillità, un po' di anche, a volte nei momenti difficili della partita o delle stagioni, riesce comunque a farti stare molto più sereno e tranquillo, no? A rubarti un sorriso anche quando magari non ne avresti voglia. E questo è fondamentale. All'interno della nostra squadra ci sono un sacco di personalità diverse, che però quest'anno si sono fuse tutte molto bene, forse proprio perché ci sono tante persone diverse che è venuto fuori questo gruppo così ben amalgamato, no? Ad esempio io, personalmente, per come sono io nella vita e nel privato, sono una persona molto diversa da Matteo. Sono una persona molto razionale, molto tranquillo, eppure mi trovo benissimo con lui perché per certi versi mi insegna anche a essere un po' così come lui. Poi abbiamo gente carica di energia 24 ore su 24, ad esempio Steven Marr, Janko Zamernik, che è fondamentale. Com'è? Yuki è un grande, Yuki è grande. A me fa morire Yuki, perché a parte che lui parla italiano, ok, e non sbaglia una parola. Lui, se deve fare una frase sbagliata, non la fa. È preciso, è perfetto. Lui è sempre perfetto.
E a me fa morire perché ogni tanto sento dire delle cose a noi e poi le ripete, ma non te lo aspetti, no? Perché non ti aspetti che lui venga fuori con una faccia. E quindi è veramente divertentissimo. E Jean poi... Com'è Jean-Patry? Jean-Patry... Ma è un bravissimo ragazzo. Si può dire, Riccardo, solo quello che si può dire. No. È un bravissimo ragazzo. È tutto l'anno che cerco di fargli... scoprire quanto è bella l'Italia, perché è un francese di quelli veri, come io sono un italiano di quelli veri, non dirò mai che la Francia è meglio dell'Italia, no? Chiaro. Quindi lui non dirà mai che l'Italia è meglio della Francia, però io ci sto provando piano piano a lavorarlo ai fianchi da tutto l'anno. In diagonale che... ci lavori, Riccardo, in diagonale. Esatto, solo che è andata male, perché quest'anno, essendoci tutti i problemi, non ho potuto portarlo da nessuna parte. Esatto, bisogna che rimanga un altro anno per farlo girare. Ma rimane un altro anno, e anche io, quindi... Senti, e invece quanto è stato importante l'arrivo di Urnaut, un giocatore così di esperienza, così forte nell'economia della vostra stagione, anche dal punto di vista proprio tecnico? Molto, perché è arrivato anche in un momento in cui eravamo molto in difficoltà, in cui Jean Patrice era infortunato. E quindi avevamo le rotazioni un po' corte, no? E ci ha dato una grande mano. Io ho ancora negli occhi la sua partita di Perugia, devo dire che insomma del 3-2 della vittoria. Del 3-2, sì, da incornicare. È un giocatore che quelle partite lì ne ha giocate tante e le sa giocare bene, quindi ero sicuro che ci avrebbe dato una grande mano in quei momenti lì caldi del campionato, no? È stato importante, anche perché lui è una persona che comunque, essendo un giocatore esperto, essendo un giocatore che aveva iniziato il campionato da un'altra parte, si è integrato bene nel gruppo e poi, diciamo, è uno da quelli che ogni allenamento fa sempre il 100% e anche di più, perché non è mai sazio, diciamo, di quello che ha fatto, di quello che sa fare. Quindi in una squadra con tanti elementi giovani come la nostra è stato sicuramente un arrivo più che positivo. Roby? Sì, Riccardo, volevo chiederti questo, volevo farti fare il telecronista per 5 minuti. Allora, io vorrei che tu ci raccontassi gli ultimi 3 punti di questo tie break contro Padova, di cui l'ultimo punto è stato siglato da chi? Da me? Ma allora io ho riscontrato una cosa, vediamo se Riccardo va controcorrente. Io ho riscontrato una cosa, perché insomma con i giocatori ho a che fare spesso e volentieri, i giocatori non si ricordano assolutamente le azioni della esatto. Io chiedo allenatori e giocatori, dice hai vinto 26-24 e raccontami le ultime. Io faccio giornalista, ogni tanto mi faccio raccontare la partita. Raccontami le ultime tre. Io non mi ricordo più niente. ma è verissimo, cioè io mi ricordo l'ultimo punto, ma perché oggi negli ultimi highlights che Che ci saluta Jean-Patry che fa Vive la France, vive le bleu. No, dicevo che gli ultimi punti li ho rivisti sugli highlights, poi quindi mi ricordo l'ultimo. È il tuo, io l'ho visto. Esatto, ma perché si è rivisto tante volte, ma non è che, cioè, veramente io, ma anche se mi chiedeste la partita di Ankara, a qualche punto, perché poi c'è qualche punto magari che è successo in mezzo alla partita che te lo ricordi benissimo, però se mi diceste il primo punto o gli ultimi tre, mi ricordo l'ultimo, che è un attacco, perché anche quello si è visto, rivisto nei telegiornali, negli highlights e tutto, però gli altri... Vabbè, diciamo solo allora che per chi non lo sapesse, Milano batte Padova 3-2 a tie break in cui vince 15-9 e l'ultimo punto l'ha siglato Riccardo Sbertoli. Il bomber Sbertoli. No, più che altro, Riccardo, tanti ultimi punti li hai dati a quel signore che ci è venuto a salutare lì dietro. Insomma, di solito tocca a lui, vero, chiudere la partita o no? Sì, noi siamo, allora, diciamo, siamo una squadra in cui... abbiamo delle ottime bocche da fuoco in tutti i laterali, no? Diciamo che durante il corso dell'anno, soprattutto da quando è rientrato dall'infortunio, Jean si è preso molto sulle spalle, diciamo, questa responsabilità. Anche perché tu eri abituato bene, la davi a Nimir. Esatto. E gli altri si dovevano segnare. Devo dire che in questo lui è cresciuto molto durante tutto l'anno.
abbiamo anche cambiato tante cose, è stato molto disponibile anche con me, abbiamo cambiato il tipo di palla, siamo partiti giocando un certo tipo di palla, siamo passati poi a farla molto più veloce e mi rendo conto che sia stato un passo molto importante sia per me che per lui da fare in così poco tempo. Ed è andata tutto molto bene, quindi sì, giustamente non esagerare, poi, farlo crescere, perché poi ce lo troviamo contro le Olimpiadi e quindi non, adesso insomma non esageriamo. No, tra poco ne parliamo, però io voglio farti una domanda secca e mi aspetto una risposta secca da $1,000,000. Chi vince lo scudetto? Sì. Come? Chi vince lo scudetto? Allora io mi gioco Civitanova. E per come è iniziata, diciamo che la posta potrebbe essere anche alta, potresti vincere anche. Allora, sinceramente, adesso vedo Perugia un po' in difficoltà. Quando ci abbiamo giocato contro noi e anche contro Monza, ho visto la partita, li vedo un po' in difficoltà. Poi possono risolvere le difficoltà e poi avrebbero le stesse possibilità degli altri. Trento anche ha battuto Civitanova, però se avessi detto Trento tutti avrebbero detto vabbè, facile, ha già vinto la prima, quindi ho voluto rischiarmela un po'. In realtà penso che abbiano sia Trento che Civitanova in questo momento le stesse possibilità, con Perugia un pelo dietro, però volendo, piacendomi il rischio, mi butto con Civitanova, dai, perché Trento spero vinca la finale di Champions e così non faccio torto allora a tanti amici che ho sia a Trento che a Civitanova. Perfetto, perfetto. Allora, vediamo di dividere così la posta. Roby, allora, introduco io l'argomento numero due, perché abbiamo ancora 5 minuti, quindi vogliamo anche approfondirlo un po'. Diciamo che Riccardo Sbertoli è, diciamo, parte da una posizione sul piedistallo di palleggiatore della nazionale italiana. Tra 4 mesi ci sono le Olimpiadi. Quel piedistallo lì quest'anno, insomma, tra Travizza, Saitta, ce ne sono dei, diciamo, qualcuno che ti vuole buttare giù da quel piedistallo. Come pensi di difenderti da qui a hai già parlato con Blengini, c'è stato già qualche approccio oppure no? No, approccio no, perché adesso Chicco è impegnato con Civitanova anche, quindi adesso sarebbe anche un po' strano, no, che si facesse sentire durante il percorso che sta facendo col club. Sì, meno male che c'è concorrenza. La concorrenza stimola sempre a fare un po' di più, a fare un po' meglio, a darci un po' di più, no? E io sono sereno, nel senso che non sereno perché sono sicuro di andare, sono sereno perché sono contento dei miei miglioramenti durante quest'anno, e era il mio obiettivo, penso di averli raggiunti, e perché comunque quest'anno ho fatto tutto quello che era nelle mie capacità di fare, diciamo, tutto quello che potevo fare l'ho fatto. Quindi è sempre un po' così, no? Quando tu fai tutto quello che potevi fare, poi se gli altri saranno più bravi, saranno più bravi. Certo. Penso di giocarmi assolutamente le mie carte, anche perché l'anno scorsi Chicco aveva avuto fiducia in me, io penso di essere cresciuto molto, molto rispetto agli anni scorsi. Gran campionato. Quindi, eh, questo mi fa star sereno, poi vedremo come andrà. Certo che ovviamente che ci penso ogni volta che vedo un'immagine sui social della nazionale, no, ci pensi, inevitabile. Però dai, sono fiducioso, anche perché penso di avere delle caratteristiche abbastanza complementari a quelle di Simone. E quindi magari può anche servire come secondo per un ingresso in battuta, per un ingresso in difesa, no? Così su chiunque, su un centrale, su una banda, su chi serve. E poi mi è sempre piaciuto allenarmi tanto, tanto durante l'estate, quindi vediamo, dai, per ora sono abbastanza fiducioso. Allora, al momento Roberta sta nelle Marche, io sto in Romagna, in zona Ravenna, ti aspettiamo a metà strada, Rimini, c'è questo mese di VNL, ci vediamo lì, insomma. Speriamo veramente, non ho ancora capito bene come sarà strutturata, se sarà una bolla, sì, sicuramente. Sarà una bolla molto grande, credo, perché 32 esatto. Squadre, non so come andranno gestite, anche noi cercheremo di capire, tra l'altro lo dico anche come notizia ai
nostri telespettatori, a breve avremo proprio il vicepresidente della FIPAF Cecchi, nostro ospite, che ci verrà proprio a raccontare tutto lo sviluppo della VNL di Rimini, e probabilmente avremo anche qualcuno di RCS, così anche tu, Riccardo, se vuoi saperne di più, collega. Esatto, no, interessante anche lì, perché... Anche perché pensa, 32 squadre nello stesso momento che si devono tutte allenare, perché quando riposeranno ovviamente si devono allenare tutte, certo, nella stessa città. Io veramente, ci deve essere un'organizzazione imponente, aspettiamo con ansia. Da questo punto di vista è bene che l'abbiano data in Italia, nel senso che vuol dire che ci hanno riconosciuto probabilmente la capacità quantomeno di organizzare questa cosa, speriamo di... Poi ragazzi, potrete anche vedere il mare ogni tanto, quindi sarà anche un... E poi per me che vivo a Milano è fondamentale almeno esatto, vedere esatto, il mare, visto che vivo a Milano, faccio poca vacanza, vedere il mare almeno quando gioco, sì, è almeno il piedino sulla spiaggia te lo facciamo mettere, insomma. Esatto. Roby, io so che tu hai una domanda per me, hai quella domanda lì, vediamo se ci prendo. Allora, in realtà la mia domanda mi è venuta questa idea sentendo parlare Riccardo prima. Io volevo, è una domanda a quella che devo farti, siccome stiamo parlando di quanto tu sia migliorato, no? Tu sei a Milano dal 2015-16, siamo al 2021, cioè il tuo processo di formazione è stato esponenziale. Prima parlavi proprio di quanto tu ci abbia messo del tuo, ma quanto tu ti senta migliorato. Io volevo proprio chiederti questo, a livello tecnico, che cosa vedi in te adesso che magari non vedevi 2 anni fa e che ti fa essere più sicuro dei tuoi mezzi e quindi che, tra virgolette, ti fa mettere su un aereo e volare a Tokyo? Ed, mi hai stupito, non mi aspettavo questo. Ma allora, a livello tecnico, sicuramente, forse complici anche i giocatori con cui ho giocato, penso di aver migliorato particolarmente la palla dietro, l'alzata in posto 2. In posto 2, sì. Infatti questo forse dicevo complici perché sia con Nimir che con Patrì ne finiscono tanti di palloni lì. Penso che però il salto grande per cui mi sento un giocatore diverso quest'anno rispetto, diciamo, all'anno scorso, all'anno prima, non sia stato tecnico, sia stato di gestione delle sensazioni, delle emozioni in campo. In questo mi hanno aiutato molto i miei compagni, mi ha aiutato molto il coach Roberto Piazza quest'anno, con cui abbiamo parlato e siamo confrontati tanto. E quindi diciamo che penso di aver fatto quella metamorfosi, diciamo, da palleggiatore a regista, che sembra un sinonimo, ma non è proprio un sinonimo, secondo me. Harry, posso dire un'altra cosa, l'ultima cosa, sì, a proposito, sì, di questo? Sì, sì. Allora, tu devi sapere, Riccardo, che penso che questa sia un po' la pena del contrapasso di tutti i giocatori di bassa categoria come me. Io giocavo a pallavolo ovviamente da piccola, no? E giocavo posto 4. Tu devi sapere che io ho sempre avuto un amore particolare per il palleggio in generale, perché è il fondamentale che non ho mai avuto, mai. Ma non ce l'ho proprio nelle mani, cioè non si allena. Quello lì è un piccolo dono che devi avere. Eravamo 2 centrali, quindi anch'io avevo questi 2 badigli al posto. È proprio un miracolo, secondo me, che sì, si allena, per carità, però un po' ci devi nascere con questo tocco magico nelle mani. Io ieri ho visto l'intervista a Nicola Gerbic, che ricordo essere stato uno proprio dei miei idoli di sempre, Nicola Gerbic. Io volevo chiederti, tu che modelli hai avuto nel tuo percorso di formazione? Se pensi a un palleggiatore a cui ti puoi ispirare, chi identifichi? Ma allora, io sono cresciuto quando ero piccolino proprio, che guardavo tanto la pallavolo, da piccolo piccolo proprio c'era Ricardinho che mi piaceva molto. Mamma mia. Alle Olimpiadi col Brasile e poi sicuramente quando sono cresciuto un po' di più Bruno. Io penso che Bruno come leadership e come carattere all'interno della squadra difficilmente se ne vedranno altri così per il momento. E questo è un parere mio. Poi ovviamente ho sempre detto anche le altre volte che me l'hanno chiesto, secondo me non è la mia filosofia, non è quella di prendere a modello uno e cercare di imitarlo al 100%, perché probabilmente non si riesce, no? Perché lui è un palleggiatore e io sono un altro. Però è cercare di capire su certe cose cosa puoi rubare da lui, cosa puoi rubare a qualcun altro, perché ad esempio magari, non so, Bruno è il migliore su una certa cosa, c'è un altro che in generale non è così forte, ma magari fa qualcosina un pelo meglio, no? Ad esempio. Certo. Quindi cercare di rubare da tutti i migliori qualche chicca da poter mettere nello zainetto per continuare a pedalare. Invece io ti voglio fare una domanda che pensavo ti facesse Roberta, sempre riguardante la nazionale. Poi puoi non rispondermi, perché capisco che è una domanda un po'
complicata. Quella prima era 1 milione, queste sono 2 milioni. Dai. Sì, questa è abbastanza da 2 milioni. Allora, l'allenatore si chiama Blengini, i due palleggiatori sono Giannelli e Sbertoli, c'è da riempire altre 10 caselle. Sbertoli, chi ci mette? Va bene, siamo allora. È un gioco. Allora io dico Smani, dico Ivan, sì. Mi sto dicendo tutti quelli che tanto sono sicuro che tutti sono sicuri che verranno, quindi non lo so. Allora, in realtà ci sarà secondo me una bella competizione quest'anno. Sia mi piacerebbe sapere gli schiacciatori, allora dai, ti butto lì, gli schiacciatori. Io penso che gli schiacciatori ci saranno sicuramente Osmani e poi penso che ci saranno anche dei giovani. La Via ha fatto un grande campionato, ha fatto un grande campionato. E poi ce ne saranno altri, ci sarà Pippo ancora sicuramente, secondo me, che si giocherà il posto insieme alla Via. Potrebbero essere 4, poi non so esatto. Assolutamente, poi magari invece dipenderà dalle scelte di Chicco, se penserà ecco, di avere per il libero non vorrei essere al posto di Blengini, perché lì sarà tosta anche lì. Per fortuna non devo farle io queste scelte, mi viene da pensare che ma un domani potrebbe essere che tu debba fare delle scelte, nel senso che ci pensi al tuo domani da allenatore, se mai sarà o no. Non lo so, è una cosa che non ci ho ancora pensato. Io adesso sto studiando anche in università economia, quindi non lo so, io vedo più un futuro magari un po' più lontano dalla pallavolo, ma magari rimanendo dentro come hobby, non farlo ancora come mestiere, come lavoro, no? a tempo pieno, non lo so, dipenderà un po', perché adesso sono ancora carico d'energia, dopo magari 15 anni di carriera uno arriva che è un po' tirato, no, poi scherzi a parte. Poi non lo so cosa succederà in futuro, però devo dire che la vita da giocatore, da allenatore, comunque obbliga a tanti sacrifici, che può essere quello di spostarsi ogni anno, no, di regione o addirittura da nazione a nazione. Quindi non lo so, dipenderà molto da come sarà la mia vita tra un po' di anni, tra un bel po' di anni, speriamo. Sì, appunto, lo dico, solo 15 anni di carriera vuol dire che finisce. Vorrei arrivare a 37, no, in questo 20, momento ci metterei la firma per arrivare a 37. Così come sei adesso, esatto. Allora, Roby, ultima domanda per Riccardo. Sì, in realtà, ecco, tu hai fatto tu la domanda che volevo essere la mia ultima domanda, lo starting six di Tokyo. Avevo paura che non la facessi. starting six. Giannelli, Zaitsev. Osmani, seconda banda ci penso un attimo. Centrali, anche lì, i centrali secondo me potrebbe dipendere molto dalle partite, perché secondo me Matteo, Anzani, Mazzone, ma ce ne sono anche altri che per il campionato hanno fatto Russo, comunque meriterebbero un posto, esatto, però dipende anche se decideranno di portarne 3, portarne 4, portare 4 schiacciatori, 2 posti. Però sarà difficile. Anche le bande dipenderà dalle partite, se servirà un po' più d'attacco, se servirà un po' più di ricezione. Comunque resto dell'idea che i giocatori siano quelli, cioè potrebbero essere quelli che ho detto prima. I vari La Via, Micheletto. L'ipotetico, allora facciamo nella più rosea delle ipotesi, la finale di Tokyo insieme all'Italia, chi vedi? Insieme all'Italia, non insieme, contro. Allora, sono dai, indeciso. Fai contento Patrì, la Francia, dai. E poi siccome potrei magari ancora in giro non direi mai la Francia adesso. No, scherzo, tanti amici che giocano nella Francia. Dai, dico la Polonia. Sarebbe gran partita, grande spettacolo. Invece domani sera, vero, giocate contro Cisterna. Cisterna in casa. È importante perché insomma dare continuità, voi ci tenete a fare la coppa, no?
Sì, dobbiamo recuperare un po' di energie sicuramente più mentali che fisiche, perché ne abbiamo spese tante, tante nell'ultimo periodo e inevitabilmente c'è stato un calo di pressione che, diciamo, anche nella partita di Padova abbiamo sentito parecchio. Non siamo riusciti a esprimerci costantemente sui nostri livelli, e lo sappiamo. E quindi, secondo me, adesso partita per partita dobbiamo lavorare per trovare il nostro miglior modo di affrontare questi playoff challenge. Che inevitabilmente, secondo me, non ci sarà la stessa, come si Intensità. dice, tensione, intensità che si hanno nei playoff per il primo posto. Però dobbiamo essere bravi a trovare il nostro modo di affrontarli per mettere in campo il meglio che possiamo mettere ogni sera. Quindi non sarà facilissimo, sicuramente, anche perché adesso comunque arriviamo da un periodo in cui abbiamo dato tanto e abbiamo anche guadagnato tanto, no? Quindi ti viene un po' da rilassarti. Quindi dovremmo essere un po' più bravi, secondo me, di come siamo stati nella partita di Padova. Bene, Riccardo, quando invece, se non vorrai fare l'allenatore, vorrai rimanere comunque nel mondo del volley, secondo me, io do sempre il mio giudizio finale, secondo me, il commentatore tecnico, Ah, hai per quello mi dispiacerebbe. tutte le qualità, po', quindi cerca, se vuoi perseguire quella strada Grazie. lì, o fossi in te, andrei Riccardo, dritto. carriera che ha fatto anche Fabio Vullo, no? Cioè, grande Appunto, Fabio Vullo, quello alleggiatore, poi mi ottimo piacerebbe farlo. commentatore tecnico. Ti aspettiamo a breve, ti ascolteremo, no, a breve, no, tra tanto tempo, tra più Va bene. di 10 anni, non a breve. Ti aspettiamo a breve qui da noi, perché magari ci verrai a raccontare un po' Volentieri. la tua storia azzurra e noi ti auguriamo veramente, ti facciamo un in bocca al lupo enorme per l'estate azzurra e di vederti qua in zona Romagna per iniziare il percorso che porta verso Tokyo. Grazie a Riccardo Sbertoli, Grazie in mille. bocca al Ciao, lupo a Milano per la pool per il quinto posto per la CEF Cup. Grazie ovviamente a Roberta Rotelli. Salutiamo anche Gianmario Monzi che fa come sempre un po' il ballerino, ma lo ritroveremo già anche la tosse questa settimana. Lo ritroveremo la prossima settimana per parlare con le ragazze. Grazie a tutti voi, una buona serata. Ciao Riccardo, grazie. ciao, ciao. Ciao. Thank you.